Stiamo proseguendo il giro, siamo insieme ai cittadini, siamo in via Carboni a Zoagli e questo è il famoso palazzo tristemente noto perché purtroppo una persona ci ha perso la vita, un giovane, ancora si vedono appunto i segni delle bruciature del rogo che è avvenuto. Siamo venuti qui perché ci è stato segnalato dai cittadini che appunto qui davanti, come vedete questa mega buca dove ci sono anche delle bombole del gas arrugginite, spero vuote, doveva essere fatto il locale spazzatura, doveva essere fatto un adeguamento a norma. Pare che purtroppo dal mese di maggio-giugno qui non ci sia più nessuno che lavora, nessuno che fa qualcosa. Quindi in questo caso segnaliamo sempre al Municipio 8, al Comune di Milano, a MM Case, questa situazione e andiamo avanti. Cari amici e amiche, via Carbonia 1, siamo venuti qui perché un nostro amico ci ha detto che c'erano delle cose che non funzionavano, ci è stato spiegato che è stata bruciata dolosamente una macchina qui sotto, infatti vediamo che c'è il nastro dei vigili del fuoco. La cosa incomprensibile è che a distanza di un po' di tempo siamo ancora con tutti i rifiuti qua sotto e come potete vedere i tubi, fortunatamente non sono tubi del gas, ma sono tubi di scolo dell'acqua, guardate come perdono, e non è perché piove, perché adesso ha smesso di piovere. Quindi ritorniamo al famoso discorso che facciamo ogni settimana, Beppe Sala, tutta la sua giunta, prendete tanti soldi, amministrate bene, gestite bene, fate bene i lavori, perché poi la gente si incazza, non è che non vi vota, si incazza proprio. Andiamo avanti. E proseguendo il nostro tour oggi nel Municipio 8, guardate qui, come sempre mi trovate tra sbarre di velte, situazioni strane, però questa volta lo stabile di fronte non è stato assegnato, non c'è nessuno dentro, però è totalmente abbandonato. Un'altra segnalazione da fare, visto che qualcuno mi aveva detto che qui devono esserci le ragazze madri dal mese di giugno, dovevano esserci i padri separati, dovevano esserci persone in difficoltà. Qui gli unici che non sono in difficoltà sono i piccioni che sono sui davanzali e vivono benissimo. Stiamo chiamando l'assessore Rabaiotti per avere notizie dopo il nostro filmato di via Carbonia 3, quelle 48 case del progetto Ponte Abitativo che ci risultano non assegnate. Rabaiotti, sono Tullio Trapasso di City Report, la disturbo? Fale una domanda per una questione, siamo andati a fare un filmato in via Carbonia 3, quel progetto Ponte Abitativo. E volevamo sapere qualcosa perché purtroppo siamo andati lì e abbiamo visto che qualcuno ha tagliato le sbarre che recintano la proprietà e dentro non ci pare esserci nessuno e quindi volevamo sapere qualcosa su questa situazione, giusto una battuta. Se qualcuno sente le sbarre, questa cosa non la sapevo io, so solo che il contratto di concessione è stato firmato ieri e quindi penso che a brevissimo la cosa verrà stivata. Dopodiché cosa sia successo oggi sinceramente non lo so, ma adesso posso vedere di tornare lì a sistemare la questione. No, perfetto, perché siccome abbiamo fatto un filmato volevamo appunto sapere qualcosa di preciso perché i cittadini si erano un po' preoccupati di questa struttura, mi ha dato una risposta che secondo me, cioè, comunque se c'è un contratto firmato sicuramente non verranno né occupate né... Ieri. Dopodiché la gente entra e esce, come dire, con una certa disinvoltura ogni tanto, però il contratto è stato firmato ieri con il concessionario. Ma il concessionario è una società che si occupa di sociale? Mi pare sia una cooperativa, forse un raggruppamento di imprese, e c'è Dar Casa, e adesso non ricordo sinceramente se c'era qualcun altro insieme a loro. Si può avere approssimativamente una data in cui saranno date? A questo punto dipenderà da loro.
però per parte nostra le famiglie che dobbiamo segnalare sono già, diciamo così, pronte. Io penso che nell'arco di una settimana questa struttura venga messa in pista. Deve essere completato l'arredo da parte del concessionario. Questo è l'aspetto un po' delicato, ma per il resto la struttura è pronta. Sì, no, infatti abbiamo visto, per ora non è ancora occupata, hanno solo tagliato le sbarre del perimetrale, per cui noi abbiamo avuto questa accortezza di chiamarla, visto che avevamo filmato il tutto. Grazie Assessore Rabaiotti. Bene, questa è la notizia che ci arriva direttamente dall'Assessore Rabaiotti. Come avete potuto sentire, noi sicuramente siamo contenti perché questi 48 alloggi, scusate, queste 48 case con i monolocali bilocali che verranno assegnati sono un progetto, questo di ponte abitativo, sicuramente ottimale in una città come questa che ha dei gravi disagi dal punto di vista abitativo, soprattutto per chi è rimasto indietro, per chi ha basso reddito. Ciao Aurelio. Ciao Tullio. Ecco, ti volevo chiamare perché appunto per la questione di via Carbonia 3 nel municipio 8, quelle 48 case del progetto Ponte Abitativo che dovevano essere assegnate il 14 gennaio del 2019 e che noi nella nostra ultima visita abbiamo trovato disabitate con qualcuno che aveva addirittura tranciato le sbarre di accesso appunto per penetrare nella stessa. L'assessore Rabaiotti ci ha appena detto che fortunatamente e casualmente sono state assegnate ieri, quindi 28 ottobre. Meno male, meno male. Colpo di fortuna dopo un intervento vostro, alle volte vedi come capitano le fortune. Sì, ecco, quello che ci ha detto fra l'altro è che però non sa quando, io gli ho chiesto una data in cui sarà possibile che queste case vadano alle appunto alle ragazze madri, ai padri separati, le persone con disagio abitativo. Ci ha detto che questo ancora non si sa perché appunto essendo stata assegnata ieri pare che ci siano dei problemi per appunto allestire la casa, ma di questo se ne dovrebbe occupare la COP che le ha prese. Insomma, siamo sempre in un ritardo pazzesco con queste strutture sociali. Ma io penso che, meno male, meno male, colpo di fortuna dopo un intervento vostro, alle volte vedi come capitano le fortune. Esatto, appunto, poi lasciamo perdere il problema invece degli stabili di fronte con i problemi antincendio che come avevamo trovato in uno dei nostri filmati con te appunto nel municipio 7 dove eravamo andati, anche qui hanno tutti gli impianti che sono fuori servizio, sono addirittura abbiamo le porte antincendio piene di ruggine appoggiate sulle pareti. È una questione veramente preoccupante anche perché in quel palazzo appunto di fronte circa un anno fa è morto un ragazzo proprio perché ha preso fuoco il palazzo, insomma. Guarda, io ti dico il mio pensiero, non voglio assolutamente accusare nessuno e dire che loro non pensano alla sicurezza dei cittadini, perché ci mancherebbe altro. Sicuramente non sono in grado di gestire la sicurezza dei cittadini, questo è un dato di fatto, perché nel municipio 8 l'hai constatato tu, nel municipio 7 l'abbiamo constatato insieme e tuttora gli impianti antincendio non è che non sono a norma, sono inesistenti. Quindi, ed è anche scoppiato un incendio, tu lo sai benissimo. Certo, ma ti volevo chiedere, ma quindi sono ancora fuori servizio o non sono funzionanti peraltro? Perché noi qui abbiamo trovato i cartelli con scritto fuori servizio. Sono fuori servizio e mancano i tubi di irrigazione, che poi sono quelli che permettono di poter spegnere un incendio qualora dovesse esserci la necessità. Ma poi ci sono altri problemi, pavimenti dissestati, una persona anziana inciampata è finita all'ospedale San Carlo. Insomma, siamo ricchi di problemi in determinate palazzine. Ecco, ripeti l'indirizzo così perché è giusto che ci sentono e magari vanno a fare una visita. Se vogliono, con grande piacere li ospito volentieri, via Sembon. Le palazzine sono quelle di MM, loro le conoscono benissimo, e sia di persona ma anche a mezzo mail, perché sia io che tu abbiamo mandato svariate mail, ho addirittura perso il conto delle mail che abbiamo inviato agli assessori di competenza. Però se vogliono venirsi a fare una passeggiata, ben venga, a me fa sempre piacere accompagnare le persone, prenderemo un caffè insieme e constateremo i fatti. Ovvio e scontato che la classica passeggiatina di rito, giusto per salutare con la manina, uso nobile, la cittadinanza, non è più accettabile. Se vengono qui devono venire con delle date e almeno per i problemi quelli più seri con delle date abbastanza imminenti, tempi brevi, 10-15 giorni, non ci vuole tanto a riparare un vialetto. Va bene, ringrazio Aurelio Miranda che si occupa sempre del territorio e ci sentiamo presto, grazie.
Grazie a te, tutti voi e le persone che collaborano con te, fate uno splendido lavoro sul territorio di Milano e non solo. Grazie ancora e buon lavoro. Chiudiamo qui per oggi la puntata del Municipio 8, seguiteci di oltrepasso City Report, andiamo avanti.